Non ti sentivo prima, non ti sento, prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10.000. Quindi tu, Sente? sì, ma quindi tu quando fai le prove, anche diciamo così tecniche di un parlato, canti? Beh, io Canticchi? starnutisco anche con un intervallo di terza. E ci! No, attenzione, non è terza, questo è un intervallo di quinta. Scusa, eh. No, in realtà è di più. Un'ottava. Questa è ottava. No. Oggi ho fatto un'ottava. E ci. Questa è quinta. Per me, vabbè, senti, non stiamo qui a disquisire su come Vabbè. starnutisco io, però starnutisco intonata, volevo dire Ma tu questo, starnutisci ecco. intonato. Ma tu, la tua, no, la, il tuo range, qual è? Range, cioè la tua estensione, da dove parte, dove arriva? Da dove parte non lo so e dove arrivo non lo so, sono circa 3 ottave. Detto questo, però, non è la cosa che conta e lo sappiamo benissimo, perché ci sono dei meravigliosi artisti che con un'ottava di estensione ti emozionano e ti attaccano al muro, Ma tipo tutti, Vacco, tanto per tutte. citarne Sì, uno, ma ecco. tutte voi che avete queste voci pazzesche come la tua dite sempre, ah, l'importante è il cuore. Intanto tu c'hai una canna pazzesca e mettici Allora, una pezza su questa cosa. Poi certo il cuore anche. va bene, no, allora aspetta, io parlo volentieri di questa cosa perché trattasi di dono. Io forse ho incominciato prima a cantare. Si è interrotta? Si è interrotta. Hai provato? Aspetta, intanto, mentre io la richiamo, guarda, Sì, guarda cosa faccio. è vero. Mentre la richiamo, io vado a cercare se lei Sì. sta. Aspetta che non ti sento più, aspetta. Vado a cercare se sta su Wikipedia, perché secondo me lei. Sì, la troviamo sicuramente. Vediamo se c'è. Come fa a non Allora, esserci? Wikipedia, mezzanotte. Io sono qua. No, adesso ti vedo, ti vedo. Quindi dice, parlavi del dono. Sì, trattandosi di dono, io la cosa che ho fatto è stato, beh, prima di tutto accoglierlo e rendermi conto che poteva essere lo strumento migliore di comunicazione che in qualche modo possedevo, e poi studiare per far sì che questo dono sia sempre rinforzato, che stia bene. È come Certo. quando ricevi un dono, devi trattarlo bene, no? Siccome io mi rendo conto di essere un po' un trasmettitore di emozioni. Cioè, l'obiettivo sostanziale di quando canto è far stare bene la gente, no? Spesso ai Assolutamente, concerti succede assolutamente. anche a te. La Anche a gente me. arriva imbronciata con le braccia conserte, poi se ne va che invece ha voglia di abbracciarti. Ecco, Che allora bisogna bello. trattarlo bene. Senti, tu stai su Wikipedia o Wikipedia, la nostra Bibbia? No. Ma sì, ci sto, sì, ci Adesso l'ho sto. trovata, ci stai, ci stai. Non dice l'età, cioè dice che sei nata a Bologna il 22 aprile, però quando non lo dice, Non forse. è vero, non è vero, sai perché lo so? Perché ho provato a entrare a cercare di cancellare la data di nascita, ma non ci sono riuscita, gliel'hanno rimessa subito e poi mi hanno bannata. Se io tento di entrare dentro la mia biografia di Wikipedia, mi dicono che non posso entrare. Vabbè, Però insomma. se non altro non c'è scritto quanto peso, Dicono un sacco di cose almeno quello. bellissime su di te. Tu parlavi appunto del dono. Come fai a spiegare ai tuoi. Tu so che fai tante cose in giro, anche didattiche, no? Cerchi di insegnare ai ragazzi, quindi non solo l'utilizzo del vocalismo, ma anche l'utilizzo dell'anima, che penso sia la cosa più difficile. Come fai a spiegare a un ragazzo che urlare non basta? Beh, gli fai ascoltare. Normalmente lo faccio attraverso brani che fanno proprio parte della loro generazione, con artisti della loro generazione, per fargli capire che riescono ad emozionarli senza la necessità di gridare o come dire, volere necessariamente cantare la canzone in una tonalità che non ti appartiene. Io faccio un esempio molto, Sì. molto semplice. Chiedo che numero di scarpe porti. Che numero di scarpe porti, 40, Marcello? 40, Tu? io Ok. Se tu 40. indossi il 40 e compri un paio di scarpe del 42 ti stanno larghe, del 38 ti fanno male i piedi. Sì. La tonalità nella quale scegli di cantare un brano non deve essere necessariamente l'originale, deve essere quella che ti fa stare meglio nelle scarpe che Che ti hai. fa stare comoda? Esatto, Questo è comoda un bellissimo e ti esempio. permette di tirare fuori il tuo timbro, nel senso che
ci sono, le persone possono avere più di un focus vocale. Nel mio caso, per esempio, io ne ho almeno due. Uno è quello che mi permette di cantare canzoni come Brivido Caldo, in cui viaggia! Questo diventa il focus perché la voce qui è Certo. molto riconoscibile. Il secondo è quello della parte più acuta, per cui allora, quando scelgo le tonalità delle canzoni, lo faccio cercando di mettere in evidenza queste che sono le parti più riconoscibili della mia personalità vocale, in modo che se passa una mia canzone per radio, la gente dica: senti, È questa è Silvia lei, è lei, Mezzanotte. è lei. Ma sei d'accordo che a volte anche i difetti diventano una parte importante della personalità di un artista? Allora, ti dico questo, è parte sostanziale del mio metodo e della mia accademia, la The Vocal Academy. Lavora tanto anche con il web in questo periodo storico ed è una parte sostanziale quella di rendersi conto che sono, tra virgolette, difetti, tradurli in maniera tale Certo. da togliere gli affaticamenti vocali, ma lasciare la Lasciare il personalità, difetto, questa è una cosa molto complicata. A meno che non sia una cosa veramente fastidiosa. Cioè, Immagina. se Sì. viene proprio qualcuno che canta così, dice la allora una parte lo correggi, cerchi di capire come fare a Oppure far rispostare questo. gli dici, senti, lascia stare, non cantare, che meglio. Non è Pensa a cantabile, Jovanotti. non c'è il mio vocabolario. Giovanotti, se non avesse la zeppola che ha, cioè non sarebbe lui, no? Lui è un grande artista, la zeppola dell'artista l'ha fatto diventare quello che è riconoscibile. Cioè tu attraverso Certo. una zeppola riconosci l'artista. Sì, è vero. Che Beh, ce ne sono altri di esempi importanti, tipo Eros, che ha questa ridi. Come no, un voce. po' nasale. Certo. Esatto, Ma lo è stesso anche lui. Vasco, anche Vasco e canta di, anche se Sì. poi prende delle bellissime tonalità, ma Vasco è riconoscibilissimo come Battisti, eccetera, eccetera. Io so, mi Certo. hanno detto qui dalla regia che sta passando nel frattempo un camion dentro casa tua. Aspetta che non ti sento, no, non ho più, non sento più il tuo audio. Brava, brava, Ah, sono questo tanto brava, sono tanto brava. Dicevo che so, ho saputo dalla regia, da Messer Trabucco, che mi hai fatto un regalo, è vero? sì, più di uno forse. Quindi che cosa? Calzini e No. cravatta? Io e te abbiamo fatto delle cose insieme di cui forse tu No, hai perso la memoria, ma io no. no, io solitamente dico sempre così a mia moglie, guarda, non mi ricordo. Ma io e te non siamo sposati, ok? Non abbiamo avuto la frequentazione che tu hai avuto con tua moglie e quindi ti do la piena possibilità di dimenticarti queste cose che io ho mandato direttamente alla regia, senza manco passare da Alberto, scusami, allora io vorrei un inizio a ciò che capisca di che si tratta. Quando vuoi. A ciò che... A ciò che, vai. Stellare guerra che mi verrà, il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così, ancora ti chiamerò, trottolino amoroso, tu, da, 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 e il tuo nome sarà il freddo. E nel
questo ci sta però. Sorella, sempre tu, ancora un altro po'. E poi, ancora non lo so. Vattene amore, che siamo ancora. Credi di non spensierà, tu sei contento. Aspero, grazie, grazie. Hai visto? Che quanto eravamo ragazzi. Carini, cercavamo la fusione delle voci, le note insieme, le che chiusure, bello. Vedi? Bello, bello, eh? Bello, io un'esperienza con te indimenticabile veramente, perché tu sei per me una delle voci più belle che abbia. Io cerco di invitare persone, artisti con delle voci che mi emozionano e tu sei una di quelle. Senti, ma ultimamente cosa stai facendo oltre che avere questo, insomma, di abitare a New York, come si vede benissimo? Abito a Bologna, questo è un separé, insomma. Ah, il separé, no, il separé. Vabbè, un separé, no, ma è un separé che mi serviva prima che mi fosse restituito l'ufficio per separare nella camera degli ospiti quella zona bucato, sai che ce l'hanno tutti in casa, come no? La zona bucata, voglia. Zona bucato, ecco. Invece adesso sono in ufficio, mi piaceva avere New York, mi fa sentire molto internazionale, ma in realtà io sono a Bologna e qui sto. Che cosa sto facendo? Ma allora, io ho in ballo, come immagino te e tanti altri artisti, tante serate, tanti concerti che ovviamente in questo momento stiamo cercando di capire in che direzione andranno, perché siamo tutti sospesi come così, se sta sugli alberi, no, com'era la poesia? Autunno, vabbè, qua mi verrà in mente. Si sta come? Sugli alberi l'autunno. Le foglie. D'autunno sugli alberi le foglie. Ah, vedi? Me l'ha suggerita Trabucco. Me l'ha suggerita Trabucco, io non la sapevo. Ma meno male che va, perché anche a me sfuggiva. Comunque è Ungaretti. Ungaretti, la poesia, cioè, si chiama Soldati. Allora, dicevo, in questo periodo cerchiamo di prendere le cose un po' come vengono, però io ho dei concerti e una novembre, serie di cose. Il primo novembre sei al Teatro Ghione. Esattamente, il primo novembre sono confermato al Teatro Ghione, perché peraltro la prevendita, considerato il numero di posti che sono un massimo di 200, è quasi chiusa, quindi io ci sarò, continuo a fare masterclass, ne avrò una il 29 a Viareggio. Però ovviamente siamo qui e cerchiamo di capire, perché cercheremo tutti quanti di adattarci alle disposizioni che ci daranno. Detto questo, mi auguro che non si dimentichino di noi, come è già successo non più tardi di qualche mese fa, dal momento che abbiamo dovuto fare i buffoni di corte per tutto il periodo del lockdown, perché ci è stato chiesto di fare qualunque cosa, ovviamente gratuitamente, per dare una mano, per essere presenti, per allietare la gente. Poi però, quando è stato il momento di darci una mano, terminata quella parte difficile di vita, siamo stati completamente dimenticati. Adesso vedremo che cosa succederà. Questa volta sono un po' più sul piede di guerra quando sì, vi chiederanno siamo qualcosa. Tutti sul piede di guerra, devono stare attenti loro, perché dietro di noi poi ci sono famiglie e famiglie sterminate, esatto, che vivono attraverso le nostre canzoni e la nostra musica. Esatto. Noi ci lasciamo, però no! Sì, io, tu sei a New York, io sono a Formello, quindi non c'è rapporto, cioè non c'è. Non si può fare. Ti volevo chiedere se tra i regali mi avevi mandato anche un video delle tue canzoni, dei tuoi ultimi lavori. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Sì, capito. Sì, te l'ho mandata. Aspetta un attimo. Ho capito, aspetto. Come si chiama il tuo regista? Alberto Trabucco. Alberto, per favore, spiegaglielo tu. Aspetta un attimo, è un singolo mio che è uscito qualche mese fa. Dio, e però scusa. C'è il video originale, ma in realtà ho voluto mandarti il video fatto proprio durante il lockdown con tutti gli allievi dell'Accademia. Io ti ringrazio tantissimo, Silvia.
ti ringrazio tantissimo lo so, questo è un video che tu avevi fatto con tutti gli artisti dell'Accademia e praticamente, aspetta un attimo, io non ho fatto una gag, proprio pensavo che lei mi dicesse aspetta un attimo, la voglio richiamare, oggi non so perché fa le bizze, la linea fa le bizze, la linea fa le bizze. Ma la chiami subito? Sì, la chiamo subito. Non aspetti un attimo? Che cazzo? Aspetta. Prima di mezzanotte magari. Prima di mezzanotte. Eccomi, allora. Ultima tranche. Ultima dove tranche? Siamo arrivati? No, dicevamo aspetta un attimo, io avevo capito sì. Aspetta un attimo e ci siamo incartati. Sì, esatto, aspetta un attimo, infatti vedi, hai dovuto aspettare un attimo. No, dicevo che aspetta un attimo, è questo singolo che è uscito qualche mese fa, e, peraltro abbastanza, come dire, preveggente, perché poi abbiamo dovuto fermarci davvero. E però io l'ho fatto questa versione, questo video, durante il lockdown con l'aiuto di tutti gli allievi. Vedi che hanno bello. Mandato le loro faccine e le loro voci, perché volevo dare un senso di unità che in questo momento stiamo perdendo, non possiamo più guardarci in faccia perché portiamo le mascherine, non ci possiamo abbracciare, non possiamo, in questo momento la socialità è diventata veramente complicata, il paradosso è che riusciamo a guardarci e a sentirci solo se ci parliamo attraverso un computer o un telefonino. Terribile, terribile. Però terribile. Aspetta un attimo, ha un senso adesso, soprattutto con la condivisione di tutti i miei allievi. Allora io ti ringrazio, do un bacio a te e a tutti i tuoi allievi, saranno tantissimi in tutta Italia, ci lasciamo con questo ultimo, anzi... quasi ultimo lavoro di sì. Silvia Mezzanotte. A proposito, tu lo sai che praticamente Giuseppe Conte si è ispirato a te? Ah no, non lo sapevo. Scusa, ah, sì, dopo mezzanotte. Per il coprifuoco, vuoi sì. dire? A te a massimo 5. Esatto. Perciò prima di mezzanotte, dopo mezzanotte, no, esatto. Aspettando la mezzanotte, da mezzanotte in poi, io c'entro sempre. Grazie tante, buona musica. Aspetta un attimo, Silvia Mezzanotte. Baci, ciao ciao. Ciao, ciao.